E un buongiorno a tutti quanti che... O buonanotte in base a dove abitate. Assolutamente. Eccoci qua, come avete visto, come avevamo preannunciato, non siamo morti. Siamo qua, siamo Total Borghese, siamo tornati. E una domanda... Una domanda che qualcuno di noi probabilmente ci voleva fare. Questa, perché siamo qui? Perché siamo qui? Perché non esistiamo? Quali sono i misteri della vita? Ok, questo noi non lo sappiamo. Sei andato troppo in profondità, tu, come al solito. No, questa la domanda che sicuramente qualcuno sarà fatto è: ma perché voi siete qua? Siete a casa? Non siete a Modena, come avevate promesso? Beh, in realtà a Modena... ci siamo dimenticati. No. Quando era? Oddio! L'avevo messo la sveglia e non è suonata. No, sei venuto qua? Ah, adesso mi ricordo. La vecchiaia, ok. Adesso mi ricordo. Ragazzi, per voi abbiamo due inviati molto speciali, per voi e per noi, adesso capirete. Sì, non li conoscete, tranquilli, voi non li avete mai visti. Sono due assolute guest star di Total Board Game, in esclusiva solo per questo video, e ci colleghiamo direttamente tramite loro alla fiera di Modena. Sì, Andrea? Sì, Andrea? Ci stanno chiamando dalla regia? Sì, ci siamo. Okay. Come cazzo funziona? Ah, siamo già in onda? Va bene. Bene, ciao a tutti ragazzi che ci seguite da Total Board Game e quest'anno anche Sesto Network, ragazzi, attenzione, attenzione, abbiamo il badge fighissimo con il carattere di Harry Potter. Siamo a Modena Play 2019, è la terza volta di fila che Total Board Game viene a Modena. Quest'anno la fiera è più grande del solito, ragazzi, incredibile. È molto più grande, con molte offerte, quest'anno ci sono proprio svenati. Adesso vi faremo vedere qualche intervista in diretta di voi. Assolutamente, vedrete qualche intervista di alcuni personaggi interessanti che abbiamo trovato nella fiera. Un paio. E vi girando, girando si trova sempre la chicchettina. Sta sempre un po' la chicchettina, sì, adesso vedrete. Ci vediamo tra pochissimo, ragazzi. Ecco, eccoci qua di nuovo. Avete visto due persone un po' familiari. Uno qua mi dicevano... che mi assomigliava parecchio per la pettinatura bionda, i boccoli e i capelli lunghi, però lasciamo stare. E tu stesse adesso... trecce, che non sì, sì, sì. Perché tu l'hai visto quando mi arrivano a sedere, caro. No, non lo voglio vedere, posto così. Comunque, continuiamo il nostro giro di Modena, perché adesso abbiamo una piccola panoramica sulla fiera e su alcuni speciali, diciamo, alcune... Sì, sì, i nostri inviati ci hanno già comunicato per telefono che non abbiamo mai visto prima e ci hanno comunicato che hanno trovato qualche chicca, qualcosa di carino che dovrà ancora uscire. Comunque, senza indugiare oltre, io lascerei la parola ai nostri due inviati. Sì, contattiamo. Ciao Paolo, ritorno al Board Game, siamo ancora qua a Modena Play 2019. Io sono Andrea di Total Board Game, anche per Sesto Network. Oggi qua siamo qua anche, cioè proprio professional super. E abbiamo qua alcuni giochi molto particolari. Qui c'è il nuovo Zombicide, ragazzi, Invaders. Questa volta, dopo essere passati nelle zone della peste, dopo aver fatto fantasy, cose di questo tipo, adesso siamo nello spazio. Ragazzi, è un'ambientazione che ci intriga veramente tanto, tanto, tanto. E potrebbe essere davvero interessante. Aspetteremo l'uscita con trepidazione. Qua di fianco abbiamo Cthulhu That May Die, nuovo gioco, sarà il 200 miliardesimo su Cthulhu, però ragazzi guardate la cura delle miniature, cioè, sembra veramente veramente bello, sembra anche molto costoso, quindi però mi sa che ne vale la pena sto giro. Non sappiamo ancora l'uscita esatta di questi giochi, ce n'era anche uno di Bloodborne che però adesso hanno tolto, era lì dietro, siamo passati prima, c'era l'autore che lo presentava. Ragazzi, anche quello non è il gioco di carte che è uscito recentemente, ma era veramente veramente bello. È interessante, aggiornamento da Modena Play, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, Andrea come vi stavo facendo già vedere prima, qui ci sono parecchi Kickstarter, tante chicche, tanta carne al fuoco. Una di queste è Bloodborne, non è il gioco che siete abituati a vedere di carte che è uscito l'anno scorso mi sembra, che ha fatto un fiasco della Madonna, questo è un gioco della Madonna con tutte le miniature fatte benissimo, prima c'era qui
il creatore, logicamente non italiano, perché soprattutto sugli American è difficile che noi ci mettiamo in ballo, noi siamo più da German, anche se io e Andrea optiamo per gli American. Però io vi dirò, aspettiamo con ansia, perché fidatevi, questo sarà un giocone. Sembra, visto che mentre lo metteva giù, un incrocio da quello che hanno fatto Dark Souls, ma hanno sistemato un po' di kicker, reso un attimo un pelo più semplice, perciò aspettatevi di vedere delle veramente cose fatte bene. Per ora vi saluto e ci vediamo fra poco. Ok, torniamo alla regia. E per il prossimo estratto della fiera, il numero 15, lasciamo perdere la tombolata, è passata e siamo a posto qui. Il prossimo estratto della fiera sarà particolare, perché abbiamo un'intervista, e un'intervista ai creatori. Sì, perché interista no. Io oggi mi affogo nel lavandino adesso, intanto è qua. Voi non lo vedete, ma è qua. Sì, chi non ha uno studio col lavandino? Mangiamo tutti qui, se ci laviamo, anche i capelli, tutti lavi i capelli nel lavandino. Comunque... Sì, infatti li ho lavati così tante volte che sono spariti. E lavati troppo le lavandine. Sì, sono ristretti. Il prossimo sarà un'intervista. Il nostro prossimo collegamento è un'intervista al creatore di un libro game. Sì, finalmente si ritorna ai libri game, però lascerei parlare a loro. Noi siamo riusciti ad averlo anche in anteprima. Andiamo qua, ed eccolo qua per voi, è Necronomicon Gamebook. Questo è un libro game ispirato alle avventure di alle storie di Lovecraft, chiaramente si capisce. Ispirato a Dagon, il rituale e il segugio. È un ritorno ai libro game classici. Sì. Potete vederlo, è veramente interessante. Adesso, senza indugiare oltre, io lascerei la parola ai nostri due bellissimi inviati e al creatore di questo bellissimo libro. Ci sentite? Ciao a tutti ragazzi, grazie per seguirci. Noi siamo a Modena per il terzo anno consecutivo, la troupe di Total War Game, e oggi vi presentiamo una persona molto particolare che abbiamo incontrato qui in fiera. Trattasi di uno degli autori del libro The Necronomicon Gamebook. Quindi oggi non svegliamo nessun morto. Oh no, peccato. Dicevi? Ci tenevo. Cavolo. Presentaci un pochino questo progetto. Allora, Necronomicon Gamebook è un libro game dove voi potete affrontare bestie come Dagon e contesti di Cthulhu, e abbiamo realizzato con la meccanica dei classici lupo solitario, la corte di Re Artù, cioè avete vivi, combattimenti, oggetti da trovare e tantissimi modi di morire male. Quella è la cosa importante. Sì, beh, come tutti i giochi si rispettano, prima si vede come morire bene, molto bene, e poi vediamo se sopravvivete. Si può giocare da soli in compagnia, ma ovviamente noi consigliamo di far scegliere i vostri amici come morire nel peggior modo possibile. Perciò Andrea, il gioco che fa per te. È perfetto. E tu non puoi decidere come farci a morire, però per sto giro va bene così. Bene, è ispirato a un qualche racconto particolare? Sì, i racconti che sono stati scelti sono quelli di Dagon, il rituale e il segugio. Mentre quando impazzite finite nelle terre del sogno di Kadat. Quindi abbiamo preso quelli dove essenzialmente il racconto il tema del Necronomicon viene trattato fino al suo massimo, addirittura con estratti del libro maledetto di Abdullah Larzed. Che figata. Da dove è arrivata l'idea di fare questo Kickstarter? Allora, quello del Kickstarter, perché avevamo bisogno di andare a realizzare in totale autonomia, perché abbiamo anche artisti come Alberto Dallago, che è il copertinista del Lupo Solitario, un progetto che in qualche modo andava un po' a rompere ancora quelle che erano le meccaniche del libro normale, perché i libro game sono esplosi quest'anno, ma 2 anni fa ancora non se ne parlava nessuno. Sì, io sono rimasto circa più di 20 anni fa, perciò tranquillo. Quindi a un certo punto c'è stato questo vuoto del libro game, e ho detto no, dobbiamo lanciare un progetto, ma farlo con altissima produzione, alta qualità, e soprattutto dobbiamo raggiungere tutto il mondo. Kickstarter ci ha aperto una porta, abbiamo venduto anche a Singapore, abbiamo venduto in Alaska, ovunque, quindi abbiamo detto in lingua inglese, l'abbiamo fatto tradurre, anzi adattare anche lì, da quello che è un professore australiano. Lo si è fatto proprio, cioè, tutta... le lingue avete fatto l'italiano, questo qua è inglese, e inglese, era quello originale da cui partiva. E quindi io ho fatto il lavoro di traduzione per andare a creare qualcosa che fosse perfetto per il lettore italiano, che si sentisse immergere in quella narrativa. È perfetto, è fantastico. Io sono un grandissimo amante di Lovecraft, ho letto tutti i suoi racconti, quindi mi colpisci proprio al cuore. Quindi... aggiungo che a settembre facciamo partire il crowdfunding del secondo volume, che lì andrà a chiudere poi questo percorso. Oh. E affronteremo anche Il Re Giallo, quello che è il racconto famoso di Chambers, e anche Carcosa. Quindi tre grandi narratori, tre grandi storie che raccontano il Necronomicon. A quel punto lì il dittico sarà completo.
Perfetto, io vi consiglio di seguirli, sono italiani, quindi non strani e sostenibili. Officina Meningi su Facebook. Ricordaci il tuo nome? Io sono Valentino Sergi, gli illustratori sono Alberto Dallago e anche Jacopo Schiavo. Avete fatto artista. Anche qualcos'altro? Sì, io parto almeno come creatore di giochi con Suicidium, un gioco molto famoso che ha vinto anche un premio delle Poste, irriverente, fatto con fumettisti, che tra l'altro... Sempre in tema di morte, cioè, non ti smentisci. Però divertente, una morte sempre divertente e allegra. Ottimo, ti ringraziamo. Allora, noi vi consigliamo, date un'opportunità perché ne vale veramente la pena. Noi lo stiamo già facendo e prima possibile ve lo porteremo sul canale. E niente, sosteneteli. La realtà italiana che vale la pena. Ci vediamo online. Ciao ragazzi. Che dici? Interessante? Sì, dai, molto interessante come cosa avete visto. E adesso ci hanno già comunicato che hanno trovato un altro girando che potrebbe essere molto interessante da intervistare. Cosa dite? Andiamo a vedere? Andiamo a vedere un attimo. Qui c'è qualcosa di che bolle veramente di tosto, perché sono tutti progetti italiani su Kickstarter, sì. Noi vi ricordiamo, seguiteli perché meritano veramente, e anche il prossimo progetto è molto molto interessante e molto sostanzioso. Sì, l'altro io direi proprio sostanzioso è la parola giusta. Ragazzi, ci siete? Non ci sono? Non ci sono, problemi con la regia, riproviamo, ci siete? Eccoli! Eccoli qua. Play 2019 e oggi vi presentiamo un altro gioco ancora, abbiamo qua il creatore, presentati pure. Ciao, a Total Board Game. Io veniamo da Trieste, siamo in tre in realtà, io sono il creatore principale, poi ho due soci che sono Stefano e Francesco e siamo un gruppo di amici da anni che hanno deciso di investire tempo e soldi per creare un gioco. Grandi. Di cosa parla questo gioco? Diteci allora, il nome. Il titolo è Exerai, che è il tedesco per stregoneria. È ambientato nel 1600 in una Germania distrutta dalla guerra dei 30 anni, in cui, come se non bastasse, c'è anche il problema delle streghe. Abbiamo basato tutto il progetto su una ricerca sulla mitologia reale dell'epoca, quindi è la mitologia tirata fuori dai fratelli Grimm principalmente, e la ricostruzione di tutti gli equipaggiamenti eccetera è realistica, quindi è quello che realmente nell'epoca poteva essere trovato. Quello che abbiamo aggiunto sono le streghe, quindi è molto storico, diciamo, sì. Da questo punto di vista c'è stata una ricerca che avete fatto, esatto, e siete documentati. Scusa, e anche la scelta del luogo è storica, perché quando le persone pensano alle streghe vanno subito a Salem. Sì. Salem, pur essendo una tragedia, ha avuto circa un centinaio di vittime. Nella Germania dell'epoca parliamo di 10-20.000, quindi okay. Cioè, sento che vuoi motivo. Rispecchiare comunque quello che è successo, tutto è dato meno dalla fortuna a sto gioco, o la percentuale è molto strategico elevata. È strategico perché è una competizione tra fino a 4 giocatori che tengono i cacciatori e un giocatore che controlla la congrega delle streghe, e hanno la congrega ha due modi per poter vincere, che sono uccidere un numero di volte sufficiente i cacciatori, perché l'altra particolarità è che i cacciatori muoiono e possono tornare in gioco con un sistema di novizi, oppure completare il rituale, che è questo qui, e quindi che scandisce ogni round di gioco, quindi arrivare all'ottavo round di gioco, mentre i cacciatori devono trovare le streghe attraverso degli indizi e ucciderle. Questa è la competizione tra le due fazioni. Molto interessante. Tempistiche, perché sembra un gioco abbastanza complesso, non nel primo gioco uscito. È corposo, la durata di una partita va dalle 2 ore e mezza alle 3. Cioè, il gioco è un gioco da serata. Vedendo come è strutturato il tabellone, non è uno di quei giochi che si può stoppare e riprendere. No. Perché si perde l'atmosfera. Sì, abbiamo anche puntato molto sull'atmosfera, sugli artwork, sull'immagine del gioco. Stavo vedendo che se volete partire con un Kickstarter a novembre 2019. Esatto. Come lo state gestendo questa cosa? Nel senso, avete che gestito già uno stretch goal? Avete... Sì, abbiamo parecchie idee. Gli stretch goal principalmente saranno altri cacciatori, altre streghe, altre creature che saranno intercambiabili con quelli del pacchetto, cioè, base. A ampliare la difficoltà del gioco o a ad ampliare con gli aiuti? No, il gioco è già ben equilibrato. Ah, andremo, okay, ad espandere la possibilità di strategia, soprattutto con nuove potenzialità, perché ogni singolo cacciatore, creatura e strega del nostro gioco ha delle caratteristiche diverse, quindi influisce sul gioco in modo diverso.
Di che fascia di prezzo uscirà? Saremo sui classici 80-90 euro. In Kickstarter? Sì. E quando invece uscirà definitivamente per chi non potrà in quel momento? Allora, perché ci sono anche quelli. Certo, sicuramente costerà qualcosina in più, dobbiamo ancora stabilire il prezzo preciso del Kickstarter e da lì capiremo. Sicuramente i backers del Kickstarter avranno dei vantaggi perché avranno delle cose in più. Garantite. Come hai fatto, si può gestire come un American puro, perciò siccome alla fine arriverete a centinaio, 90-100 euro, quando andrete proprio... Potrebbe essere in quella fascia di prezzo più o meno, sì, anche perché la cura di miniature e materiali è alta e abbiamo intenzione di stamparlo in Europa. Quanto tempo avete impiegato a idearlo? Perché non è un gioco che si vede tutti i giorni. Siamo ai 2 anni a questo punto e questa è la prima volta... Intensi? Parecchi okay. Abbiamo tutti altri lavori, però ci abbiamo dedicato centinaia di ore veramente per uscire con un primo prodotto che sia notevole, insomma. Ho fatto tante prove. Sì, playtest e non li conto più ormai, da prime versioni in cui più o meno non si riusciva a uscire dalle prime caselle, perché ovviamente all'inizio qualsiasi cosa, qualsiasi buona idea sembra valida, però ti accorgi pian piano di tutto quello che va... deve essere modificato e sì, quindi siamo a 2 anni più o meno e questa è la prima fiera in cui lo presentiamo al pubblico e sta andando molto bene, devo dire, abbiamo un ottimo riscontro. Hai pensato anche all'estero di fare fiere? Sì, saremo a Essen ad ottobre. Ok, subito prima del Kickstarter. Piazzato tatticamente. Tatticamente, esatto. Bene, con questo noi vi salutiamo, se siete chiaramente... vi consigliamo assolutamente di sostenere Kickstarter, che comunque anche un progetto italiano, dobbiamo finanziare i nostri progetti. Una cosa, che uscirà in italiano. Detto la vostra pagina Facebook se qualcuno vi vuole seguire. Giusto, la pagina Facebook è XRAI, scritto HXRAI, theboardgame.com su Facebook. O se no ci trovate anche su Instagram, cioè, anche allo stesso nome. Se qualcuno ha qualcosa può anche scrivervi una cosa. Esatto. E voi gli date le delucidazioni del momento. Esattamente. Bene, con questo noi ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie. Sosteneteli ragazzi e noi continuiamo il giro di Modena Play. Ciao. Come avete potuto vedere, quest'anno proprio proficua, bella fiera, tanta carne al fuoco. Mi stai facendo venire voglia di grigliata. Non me lo puoi dire. Dai, su questo ora qui possiamo anche dire prossima volta video come fare una grigliata. Tutorial come griglia. Game. Va bene, va bene. Su gioco da tavolo, eh? Sì, 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 facciamo la griglia montabile, quindi va bene. Sì, Ikea, perciò montiamo e poi maniamo. No, facciamo pubblicità a Ikea, va bene. Va bene così. Comunque, questa era Modena 2019, ragazzi. È una piccola parte di Modena, sì. Perché sennò durava 8 ore il video. E già così probabilmente durerà un pochettino. Comunque, abbiamo cercato di portarvi i tratti salienti, quello che secondo noi era veramente importante per quelli di voi che non sono potuti venire a Modena quest'anno, vi abbiamo portato qualche piccolo tratto saliente, appunto. Sì, 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 sì. Era qualcosa che meritava. Sicuramente c'era molto altro, ma chiaramente ci siamo già sdoppiati, sì. Così, non potremmo sdoppiarci ulteriormente, non ci è stato concesso. Ringraziamo Sesto Network dell'occasione che ci sta dando, perché comunque grazie a loro abbiamo visto che la gente era anche più propensa a venire a farsi intervistare. Esattamente, quindi. E chiaramente ci trovate anche lì adesso, quindi chi di voi è interessato può ascoltare la nostra trasmissione in cui abbiamo già anticipato un po' di cose della fiera, però chiaramente adesso poi quali avete potuto vedere bene e chiaramente. E non ci resta che lasciarvi un'ultima carrellata di immagini della fiera e noi vi salutiamo. Vi salutiamo, vi aspettiamo alle nostre puntate sia ormai su YouTube che in radio. Come ho detto, non siamo morti. Torniamo. Se vi siamo piaciuti lasciate un like, seguite i progetti italiani che abbiamo condiviso perché meritano davvero. Lasciateci un like, lasciateci un commento. Una cosa, in radio dovremmo poter avere anche la possibilità di interagire con voi, perciò se volete interagire con noi durante una trasmissione non preoccupatevi, ci sarà il modo che lo diremo nelle prossime puntate. Esattamente, quindi se volete insultarci in diretta noi saremo lì ad accogliervi. Andrea è lì ad accogliervi. Sempre io. Io con un bel bastone, tranquilli, siamo tutti amici. Va bene così. Ragazzi, grazie per aver guardato il video fino a qui. Se vi siamo piaciuti lasciateci un like, seguiteci e noi ci vediamo alle prossime puntate su Sesto Network e qua su YouTube. Total Board Game vi saluta. Ciao. Ciao. Thank you.